mangiatori di libri, bentornati sul mio canale. Oggi, per la consueta rubrica sulle più belle leggende italiane, vi porto con me in Friuli Venezia Giulia, con due leggende. La prima si intitola La casa maledetta di Doberdò del Lago. Doberdò del Lago è un piccolo comune che si trova sull'altopiano del Carso fra Gorizia e Monfalcone. Qui ci sarebbe questa casa avvolta da una spirale di terrore e tutto ciò nasce dai primi anni 50. Infatti questa storia piuttosto macabra iniziò con la morte di due gemellini, i quali si ammalarono di polmonite, furono ricoverati in ospedale e qua, grazie alle cure, sembrava che i bambini stessero bene, se fossero guariti. Tant'è che vennero dimessi dal nosocomio e una volta però ritornati nella loro abitazione morirono in modo piuttosto misterioso e c'è chi afferma, tra gli anziani appunto di Doberdò del Lago, che probabilmente questi bambini non siano morti per una ricaduta di polmonite ma bensì siano stati uccisi dalla loro stessa abitazione. Tempo dopo la morte dei due gemellini accade un altro fatto molto macabro. Infatti questa spirale di terrore avvolse una donna, un'infermiera, la quale si tolse la vita tagliandosi la vena femorale dopo aver aggredito e ucciso il figlio di 28 anni. E la particolarità è che anche il vicino di casa di questa donna, un ragazzo di 17 anni, morì in un tragico incidente in moto sulla statale 15. Insomma, sembra proprio che tutte le persone che in un certo qual modo sono entrate in contatto con questa casa siano morte in maniera piuttosto tragica. Per carità del cielo, forse sono soltanto coincidenze, però effettivamente è troppo strana. E la cosa particolare è che questa leggenda non nasce da una storia avvenuta nel passato che si è tramandata nel corso dei secoli, ma piuttosto è una storia molto recente, perché comunque si parla degli anni 50. Per cui è molto strano, ammetto, io quando ho letto questa leggenda mi ha incuriosita e mi ha appassionata parecchio. Anche perché alcune persone che abitano a Doberdò del Lago chiamano questa dimora addirittura la casa degli orrori e francamente ne hanno tutte le ragioni. Cambiamo leggenda, una un po' più, sempre un po' misteriosa ma meno tragica, e cioè la leggenda del castello di Gemona. Molto tempo fa un ambulante giunse a Gemona, ma non avendo i soldi per dormire in un alloggio, decise di passare la notte sotto il palazzo del comune. E qui a mezzanotte venne svegliato da una voce misteriosa che gli disse: se hai coraggio, domani sera a quest'ora fatti trovare nuovamente qua. L'ambulante, c'è da dire ovviamente, rimase abbastanza stranito da questa voce, però nonostante tutto era anche molto curioso, tant'è che effettivamente la sera seguente tornò nel luogo stabilito e lì udì nuovamente questa voce che gli disse: vieni con me alla torre del castello, lì dovrai gettare un sasso e poco dopo vedrai apparire una bestia a cavallo di una cassa con una chiave in bocca. Il tuo compito è quello di strappare la chiave prima che scocchi luna di notte. Detto questo, l'ambulante seguì alla lettera ciò che gli disse la voce e stava riuscendo ad afferrare la chiave dalla bocca della bestia, ma purtroppo scoccò la luna di notte e quindi la missione fallì. Una volta che questa creatura diabolica svanì nelle fiamme dell'inferno, l'ambulante udì nuovamente la voce misteriosa dire: avevo la speranza di essere liberata da te, purtroppo ora dovrà nascere un nuovo albero da cui ricavare la culla per un altro uomo che possa aver maggiore fortuna. Purtroppo fino ad oggi c'è da dire che nessuno è ancora stato in grado di strappare la chiave dalla bocca della creatura e quindi questa voce misteriosa non è ancora stata liberata. E la cosa ancora più particolare è che nessuno sa a chi appartenga questa voce, che sia un'anima, ma nessuno è ancora riuscito a capire di chi sia quest'anima che
è imprigionata da qualche parte e la sua unica speranza è che davvero qualcuno riesca a strappare la chiave dalla bocca di quest'essere infernale, finalmente, in modo che finalmente possa riposare in pace. Ora, io spero che queste leggende vi siano piaciute. Fatemi sapere quale tra queste due vi è piaciuta di più, se la casa maledetta di Doberdò del Lago oppure la leggenda sul castello di Gemona. Sono curiosa di sapere un po' i vostri gusti. Come sempre io vi invito anche, se conoscete delle leggende tipiche della vostra regione, fatemelo sapere o scrivendomelo qui sotto nei commenti oppure in direct alla mia pagina Instagram Elisa Miao. Comunque vi lascio il link per Instagram sia nel commento qua sotto oppure nell'info box, così potete facilmente trovare la mia pagina. Detto questo, come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi ha incuriosito, vi ha intrattenuto, perché no, magari vi ho fatto scorrere anche un brividino lungo la schiena, soprattutto per quanto riguarda la leggenda della casa maledetta, fatemelo sapere lasciandomi un like che aiuta a far crescere il mio canale Mignon. Se vi piace la tipologia di video che porto, vi intrattengo, magari vi sto un po' simpatica anch'io, perché no, magari avete anche conosciuto degli argomenti nuovi, qualcosa che magari prima non conoscevate, iscrivetevi al mio canale che non ve ne pentirete e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ora, detto questo, io vi saluto tanto il cuore e... oddio, sembro Barbara D'Urso. Vi saluto e vi invito ad attendere il prossimo video che uscirà domenica.